prosciutto di Parma si riconosce innanzitutto da questo marchio che è la corona ed è la garanzia di autenticità del prosciutto di Parma. Da un punto di vista organolettico ha questa particolarità di avere un gusto estremamente delicato, noi diciamo dolce, e un colore rosso tendente al rosa, anche questo direi delicato, perché non utilizziamo nitriti o nitrati e quindi ha veramente il colore tipico e caratteristico del prosciutto di lunga stagionatura. Le DOP sono innanzitutto dei prodotti d'eccellenza che hanno un legame strettissimo con il loro territorio di origine e c'è un consorzio che garantisce il rispetto delle tradizioni che stanno dietro alle DOP. E tutto questo garanzia è scritta in un documento che si chiama disciplinare e sono le regole per la produzione del nostro prodotto del prosciutto di Parma. Ci sono delle regole fondamentali per quanto riguarda il nostro prodotto, innanzitutto è l'utilizzo esclusivo di maiali nati ed allevati in Italia. L'altro punto è la lunga stagionatura, minimo sono 12 mesi. Ancora il divieto assoluto di utilizzare additivi e quindi queste sono veramente le garanzie principali che ha il consumatore. Il primo prosciutto di Parma è entrato in Cina nel 2006. Il canale principale d'ingresso è stato quello della ristorazione, cioè i ristoranti italiani in Cina aspettavano proprio di poter offrire ai loro clienti cinesi il prosciutto di Parma, quindi siamo entrati attraverso la ristorazione. Oggi si trova anche in alcuni negozi specializzati, anche in alcuni supermercati che hanno prodotti internazionali. Nel 2021 abbiamo avuto il record delle esportazioni in Cina, siamo arrivati a oltre 40.000 prosciutti esportati in Cina. Il prosciutto di Parma è stato una delle prime DOP italiane ad essere tutelate in Cina e questo è un passaggio fondamentale perché ci consente di avere le garanzie che sono necessarie per poter poi investire in un mercato e costruire quel mercato. Nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità, la certezza di tutelare il nostro prodotto e di vederne garantita l'unicità, abbiamo iniziato a promuoverlo e a valorizzarlo e da allora è iniziata veramente un'ascesa anche nelle vendite, grazie anche all'azione poi dei nostri produttori che vendono in Cina per aumentare l'export verso la Cina. Penso che il consumatore cinese apprezzi il gusto particolarmente dolce, morbido del prosciutto di Parma. Ed è un prodotto molto famoso, molto noto, un prodotto che i ristoranti italiani o internazionali aspettavano. Bisogna un attimo far conoscere, spiegare le caratteristiche del prodotto, fare capire cosa si deve cercare nel prosciutto, cosa si deve provare anche quando lo si mangia. Bisogna sentire un gusto molto ricco, ma non salato. Quindi anche dopo resta un gusto molto pieno.